molto da aspettare. Ciao popolo, ah, eccoci qua. Pensavo di far più presto, invece, meno male che la fila non la faccio al suo barbiere. 6:49. Il tempo c'è, è che non so se vi succede pure a voi, ma andare a cena con l'odore del dopo barba sotto il naso non è una grande cosa. Eccoci qua, oggi appuntamento doppio, eh. Oggi prima mega video sul controllo della progressione durante l'affilatura, come si fa, come non si fa, che poi, vabbè, non posso parlare perché ancora non ho preso il rasoio, ma quando poi prendo il bambino e gli chiacchiere saranno molto poche. Sai che poi, giuro, stragiuro proprio, giurin giurello, come dicono i ragazzini, che alla fine è diventata una comparativa, come al solito, no? 8.000 europei, 8.000 giapponesi. Ma l'idea non era quella, l'idea era veramente, prendiamo una pietra di medio grit, così i marchi di affilatura si vedono meglio, così una volta messi al microscopietto uno non se ne sta pazzi con le righe fine fine. Poi, potatum, è arrivata la mazzolata nipponica. Mi dispiace per chi ce l'ha. Io sono proprio contento e felice. Nippon Banzai. Allora, cercavano proprio veramente. Già c'è stato un video da 40 minuti. Questo famo corto, dai. Allora, promesso. Angelo lo sa perché ho visto già messo un mi piace. Ieri, l'altro ieri col Damasco, oggi, ladies and gentlemen, con lo scorpione, sempre come al solito, d'Angelo Murru, che sto ragazzo gli si può dire di tutto, ma una cosa sicuramente lo qualifica. Sto ragazzo è un artista. Scusa Angelo se ti dico del ragazzo, ma veramente quasi quasi. Senza quasi quasi ma potresti essere figlio. Mi rode un po' il culo sta cosa però, eh? No, non per te che non te voglio come figlio, però del culo mi sono fatto vecchio. E dovrei stare a casa a guardare i nipoti anziché giocare là con internet. Ma boh, prima o poi mi passerà. Guardate che bello. Cioè, il rasoio è meraviglioso. Cioè, scorpione vero. Ma non è solo la codina dello scorpione, tra l'altro lavoratissimo, bello, eh? Mo non sto è che sto a fare il buffone. A sto giro, vado me la fa. La marchetta voglio fa pure io. Pure se è gratis. È bello. C'ha una linea portentosa. Guardate, il manico in corno. Bello, 7 ottavi, acciaio K720 della Bohler. È bellissimo. Però, Angelè, dico, questo è scorpione, ma più che per la coda, questo è scorpione per la punta, perché ti sei inventato la molatura di punta che, come ti distrai, sei un uomo morto. Mo già mi sono sbraciolato diverse volte qua sotto. O mi rifai sbraciolare un'altra volta, poi arriva subito pollicino che in vede l'ora, pum, e me ne piazza il ditone. La colpa è la tua, Angelo, eh? Ah, a proposito pollici, pure oggi, ti sei dato da fare subito subito. Non ho capito perché, però. A me mi va bene, continua a mettere non mi piace. Ma dimmi perché, che cos'è che non ti piace? Io cerco di fare l'esame di coscienza. Boh, non gli piace come parlo? Non gli piace quello che dico? Parlo di pietre strane. Non gli piace la tecnica. Cioè, secondo lui, affilà così, dimostro che non ci ho capito niente. Ma sinceramente,
Io non vorrei far buffone, ma sicuro che al mondo ci saranno infinite persone che capiranno meglio di me. Però, io alla fine, con quello che faccio vedere negli altri video, su come faccio negli altri video, poi con le lamentate in quel modo che ci faccia la barba. Pare che fanno. Quindi penso che sulla tecnica, sulla metodica ci sia poco da dire. Testo sulle scatole. Vabbè, ci sta. Ma allora perché mi guardi pure tu? Sei sadomasochista, ti diverti a soffrire. Testo sul cavolo, ma tu sempre là stai. Vabbè, oh, basta. Allora, popolo, ladies and gentlemen, mettiamo all'opera lo scorpione, ma a sto giro ci vado con la manina leggera. Poche chiacchiere, che l'ultima volta mi sono sbraciolato pure all'attaccatura delle orecchie. Perché non te puoi distrarre. Per cui, poche passate. Anche perché poco chinese, minchia papà. Allora, mo sto per dire la banalità, però devo dire. Ho detto tante oggi banalità. Carattere questo totalmente diverso da quell'altro. Dice grazie al cavolo, questo è tipo d'acciaio, quello è un altro è in Damasco, eccetera, eccetera. Allora, perché le ho trattate tutte e due allo stesso modo. Il Damasco si è addolcito, è diventato veramente un guanto profondo e veramente delicato sulla pelle. Questo continua a mantenere sempre quello che ho detto l'altra volta. Aspetta, eh. Questo, stavo dicendo, continua a mantenere il carattere sardo. C'avevo un amico, buon'anima, mo se è morto, che diceva: questa non è roba per piumini di cipria. Questa non è roba per piumini di cipria. Quindi qua mi ci devo ancora divertire un pochettino a trovare il giusto equilibrio tra affilatura e morbidezza del taglio. Perché ancora è, mo dico una bestialità, troppo affilato. Taglia una Madonna, guardate solo la punta che ha strusciato leggermente. Io adesso me ne sono accorto guardandomi allo specchio, non ho sentito assolutamente niente, però la punta dello scorpione ha luccicata, ma è andata. Angiolè, vediamo se qualche cosa su sta punta, perché che può essere. D'accordo, il rasoio, c'è un'arma impropria, sì. Fino al secolo scorso i veri guappi, soprattutto nella tradizione napoletana, non giravano col coltello in tasca, giravano col rasoio. Don Pasquale Barbieri, guarda, maledetto. Vai, Pollici, stasera c'è per te, subito, subito. Quindi,
Va bene la teoria di non procedere su queste lame con una finitura estrema, ma quella finitura che ho trovato valida per il Damasco ancora qui non ha trovato la pace. Oppure, colpa mia, essendo questa lama molto più dura, avevo bisogno di stare di più sulla pietra. Che problema c'è? Anzi, e mo c'ho da divertirmi. C'ho la scusa per fargli vedere un altro po' di parte destra. Allora, passatina. Un contropelo tanto per. Comunque, l'ho già detto, anzi, mi ricordo che scrissi proprio Angelo quando arrivò il rasoio a casa. Uno dei grandi, Madonna, pregi questo rasoio, Madonna, perché c'è rimasto più niente. Oltre al fatto che taglia non si sa quanto. È la maneggevolezza, è un 7 ottavi, quarto rovolo, quindi un'ovatura bella pienotta, c'ha le sue belle dimensioni importanti, però mi sono accorto subito come l'ho tirato fuori dalla scatola. È un rasoio molto 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 maneggevole. Io chiacchiero pure quando lavoro sul collo. Quindi proprio le caratteristiche sono queste: la velocità, la sveltezza di questa lama e la tempra che gli è stata data. Lama dura. Sentite anzi, non sentite, anche se un 7 ottavi, anche se alta di lama, non canta. Tra la molatura piena e la rigidità dell'acciaio, questo l'ho detto. È sardo, se perde mica a chiacchiere, taglia a far vestire suo, poca confidenza. Parla solo con chi dice lui. Ma io perché mi sono piccacca la mano? Serio, sono stanco, e non è finita ancora. Stasera mi ritocca il barbecue un'altra volta. Ce l'ho. Che devo fare? La cena di dicembre. Minchia. E che devo fare qua? Niente, recuperiamo 2 grammi di sapore e fa un po' di traversino. Tanto mi dico che l'avevo fatto. Un pochettino pure di qua, tra, cioè è incredibile, ah, c'è rimasto un cazzo, io vado a cercare il pelo su essere, quelli se nascondono, ma c'è stato, forse un po' sull'osso, cioè non c'è, ma è finita la barba, cioè volevi fare durante più, eh sì, perché a me mi piace mamma barba. Oh, mi stava a divertire, poi ho tanto preso a decantare virtù dello scorpione. Cioè, regà, non scherziamo. Pure il sapore è adeguato. È adeguato all'occasione, insomma, non giocavo pure lì con i nuovi a blu che stanno nel gioco del rosso. Ah, passata di portare la profumazione proprio carina, carina, carina. Ah, ecco qua, sciacquiamo subito il pennello, raga. Ok, senza occhiali, 14:46. Non va a prendere, oggi si cazzeggia, si scherza poco, perché è pure tornata la moglie. Da stamattina non la vedo. Quale manna a fare maritozzo?
cioè, e come al solito noi a casa parlavamo, ma alla fine erano loro. È tornata la padrona di casa, mi ero scordato l'acqua aperta, poi giustamente vengo cazziato, giustamente. Allora, pure qui gli davo una buona pulita, asciughiamo la codina e poi ce la andiamo a scoramellare. Per tradizione ve lo devo. Per cui, veloce veloce, non ci fate l'abitudine che prima o poi andiamo al giardino zoologico questa volta. La foca! Eccola. Ma lo sapete che oggi mia moglie al mare ha fatto il tuffo a foca? Che poi era accompagnata dalla nipote, pure la nipote si è imparata a far tuffo a foca. Vi dirò di più, c'ho pure il video, non lo posso mettere, mi dispiace raga, non c'ho avuto il permesso, però con mia grande soddisfazione posso dire che finalmente sulle spiagge italiane oggi qualcuno ha visto il tuffo a foca. Che l'avevo chiesto a voi. Voi siete brancati oggi solo quando siete a te discutere, tanto mandate avanti a me, mannaggia di pesci. Oh, oggi però mi sono definitivamente stufato di mettere un mentolo, visto che tanto caldo non fa. Ambra faccio circo, una cosa leggera però, una cosa perché ci sto a pensare, una cosa leggera. Anzi, fresca e amara, già un'altra volta l'avevo fatto vedere. Lo Spice, ma non l'original, la versione quella Lagoon, che all'inizio quando mi stava regalata mia figlia per Natale, sì, che mi sto rendendo conto, il sapone questo è un regalo, e questo è un regalo, dice, ma tu dici che fai le marchette, ma fine se peggio di tutti, no, mi è stata regalata da mia figlia come regalo di Natale. Senti, all'inizio ci sono rimasto un po', anche perché lei sapeva che mi piaceva lo Spice, ma non ci ha fatto caso al tipo, quindi ci siamo rimasti un po' male in due. E invece, col fatto che questa è tutta un'altra profumazione rispetto all'originale, questa è amara, questa è veramente amara, è asciutta. Ah, quindi, con le giornate di caldo, ci sta proprio bene, 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 bene. Eccoci qua, quindi tra anche l'altra con questo giro 18 minuti abbiamo fatto. Ragazzi, non ve la prendete, non mi chiamate scorbutico, di solito se ride se scherza un po' di più, però come al solito tutto in diretta, le 7:07, vado pure a scaricare e metterlo sul computer e il video, per cui grazie che mi avete fatto compagnia. Oggi mi avete fatto compagnia e basta, non abbiamo parlato del terzo mistero di Fatima. Per cui, come stavo dicendo, vi ringrazio della compagnia, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, che come al solito, male che va, tra due giorni se rivedremo e fa sabato. Ciao popolo!